nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Però adesso inizia a essere preoccupato, sono due giorni di fila, il nostro caro ascoltatore, forse dovremmo dargli una mano. Che ne dici, caro Leonardo Manera? Leonardo fronte appoggiata sulla spugna Manera, che ne dici? Vedo che c'è ancora Paolo Corleone in regia, sì. E questo non è un buon segnale. Va bene. Vuol dire che Radio 24 ha esaurito tutti i fonici disponibili, tecnici, registi. Stiamo raschiando. Sì. Si raschia. Che poi vorrei sapere qual è il vero lavoro che fa Paolo Corleone. Qual è il suo lavoro per cui guadagna? Veramente, io no, non posso andarti dietro a questa follia. Al mixer mi sembra un praticone, quindi non... Scusa, è il praticone del mixer, Paolo. Fai come quelli che dicono: dove lavori in radio? Sì, ma che lavoro fai? No, è il suo lavoro. Non lo so, perché non mi sembra molto esperto. Va bene. Tutto a posto, caro Paolo Corleone. Poi ve la vedete privatamente. Fate un gran bel applauso, dai. Fate un gran bel applauso, Paolo Corleone in regia. Bravo Paolo, grande Paolo. Tecnico Paolo, tecnico. Il tecnico con la T maiuscola. Ciao, adesso fermati un po' meno, Vabbè, il nostro ascoltatore invece non ha voglia anche oggi. A questo condivido sempre, perché sì. Anch'io stamattina, con questa pioggia che c'è a Milano, questo grigio, sembra di essere ripiombati di colpo a novembre. Sarei rimasto volentieri a casa, ma avevo detto che sarei venuto qui in presenza. Molto bene. E quindi mi sono dovuto piegare alle esigenze del datore di lavoro, della voce di Radio 24, tutti comanda. Che tutti comanda. Abbiamo una puntata ricca di temi. Tu hai tanti anni che lavori qui. Tanti. Il senso era un po' troppi? No, troppi. Dico, come fai sempre? Trovi ancora degli stimoli oppure certo, altrimenti... vieni qui contro voglia? Secondo me vieni sempre contro voglia. No, sempre solo per vedere voglia. Il bonifico poi a fine mese, ma non ti interessa più niente. No, guarda. Non ce n'è uno che viene qui volentieri a lavorare, Miriam, secondo Luchetti, me. Non parliamo di Miriam Luchetti e poi Lorenzo che... Nespoli, no, salutavo la redazione, non facevo l'elenco di quelli secondo che me Miriam Luchetti voglia, fa altre cose più volentieri, si dedica, che ne so, al volontariato. Lei non si dedica al volontariato, certo, lei. Quella certo. È la cosa che fa volentieri, il resto anche lei lo fa per ricevere il bonifico a fine mese. Un po' come tutti gli italiani, dici, tutti gli italiani hanno delle passioni e poi il lavoro, perché si lavora per vivere o vivete per lavorare? Questa è la domanda filosofica da millenni e che oggi Manera rilancia. No, dai, abbiamo altre tematiche e temi e anche ospiti illustri. Dai, 800 24 00 24. Sì, un po' proattivo oggi, caro Leonardo, non come il nostro ascoltatore. Vai, Paolino Uno. Corleoni. Nessuno. 100 Milan. Peggio del bar. Meno del bar. Meno del bar. Lo peggio del bar è sprezzante. Ha anche un altro senso, non so come dire. Esatto. È sprezzante verso i bar, soprattutto, invece meno del bar. Cioè il nuovo titolo, secondo te? Sottotitolo. Sottotitolo. Meno del bar. Devo dire che bravo Paolo. Ma sai perché? Perché sento la mia voce oggi con un timbro diverso, un po' più corposo del solito. Quindi non so se hai Pietro modificato tu qualche... No. Ha impostato tutto Pietro la corte. E funziona così che va via. Guardi, io non ci sono, però ti imposto tutto. Tu Quindi devi solo tu, schiacciare. Paolo, cosa fai? Schiaccia qua? On off e basta. C'ha un pulsante e basta. Di dov'è lui? Delle Marche? Di dove? Sai che non ricordo. Ma perché? Ma fai come quelli Senigale. Che c'hai una persona davanti e lo chiedi alla terza persona. Scusa, gli puoi chiedere? Ma scusa, chiedilo a lui. Ma poi chiediglielo fuori onda. Perché glielo devi chiedere adesso attraverso il vetro? Ma sai che... Sei sgradevole. Ma vabbè. Io ho fatto un allestimento in uno spettacolo a Monte Marciano. Conosci? Sopra la collina. Lo conoscerà molto meglio di te, peraltro. Vabbè. Dai, oggi entriamo subito nel vivo del tema. Oggi parliamo di un tema un po' particolare, perché sicuramente non è sulle prime pagine dei giornali, no? È il tema della disforia di genere. Allora, io mi sono appuntato dal manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM-5, no? La definizione della disforia di genere, così sapete di cosa parliamo. È la sofferenza provata dagli individui
il cui sesso assegnato alla nascita non coincide col genere percepito. Tradotto, io sapete, traduco in maniera magari un po' grezza per gli ascoltatori, ci sono bambini, bambine, adolescenti, ragazzi che nascono con un sesso ma a un certo punto vogliono fare una transizione di genere perché si sentono invece, non si sentono di quel sesso dell'anagrafe e vogliono cambiare. E c'è un centro, il Careggi di Firenze è forse il centro più attrezzato da questo punto di vista. Ci sono credo sui 25 adolescenti in questo momento che sono lì al centro Careggi, sono seguiti dal punto di vista psicologico, dal punto di vista medico. C'è anche un farmaco che è la triptorelina che è finita sotto accusa. Ci sono paesi come l'Inghilterra dove hanno sospeso l'uso di questa triptorelina che è un bloccante dello sviluppo della pubertà. C'è un'interrogazione parlamentare, sono arrivati gli ispettori del ministero, insomma è diventata tutta una questione un po' politica. La questione politica la teniamo da parte, però insomma ci interessa parlare della questione in sé. Lo facciamo, la ringraziamo molto intanto con un'esperienza personale di una grandissima scrittrice che non ha bisogno di tante presentazioni visti i milioni di copie che ha venduto in tutta la sua carriera in tutto il mondo. Si tratta di Susanna Tamaro, che ringraziamo. Buongiorno, buongiorno Tamaro. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Autrice, poi le farò anche un paio di domande sull'ultimo libro che mi ha molto incuriosito e molto, molto coinvolto, vale a dire Il vento soffia dove vuole. Lei però in una pagina molto intensa del Corriere della Sera ha parlato della sua esperienza personale di disforia di genere, sì, quando, certo, di quando era bambina, no? Certo. Ne ha raccontato in maniera molto, posso dire anche molto cruda, molto, molto diretta. Sì, no? Una grande sofferenza, no? Ecco, una grande sofferenza. Però ecco, c'è da dire che all'epoca è una sofferenza che compare immediatamente, e questo già fa discrimine tra le tante, perché adesso c'è un'epidemia, diciamo, di disforie, no? La disforia è legata a certi disturbi psichiatrici, a certe dissociazioni, certe, e compare dunque già all'asilo, sai di aver sbagliato tutto, non senti che hai sbagliato tutto. Ed è, come dicevo nell'articolo, vivere con un coltello di ghiaccio nel cuore. Ma quella volta nessuno comunicava con gli altri questo dolore, nessun bambino comunicava, non è che diceva ai genitori, sapete, perché anche se l'avessi detto non gli sarebbe importato nulla assolutamente, no? Perché c'era in qualche modo forse un rapporto un po' più sano, nel senso che i genitori erano meno, come dire, ossessivamente attenti alla felicità dei figli, no? Se uno aveva dei problemi, piano doveva risolverli da solo, crescendo, perché la vita era fatta comunque un cammino di difficoltà, no? Poi la disforia, diciamo, questa con ragioni, diciamo, collaterali, con l'adolescenza, che nell'80% dei casi diventi, nel 100% diventi omosessuale, più o meno, questi sono i dati, no? Dunque è una cosa fisiologica. Sì. Ma adesso c'è un problema, che ci sono tante, visto che è diventato un problema mediatico, ci sono molte disforie indotte da questo grande chiacchierare, no? E un bambino o un ragazzo che ha una qualsiasi infelicità esistenziale, e hanno una quantità infinita di motivi per avere infelicità esistenziale, ragazzi, adesso si fissa su questa cosa come la cosa per svoltare la vita in felicità. Questa è una cosa che mi colpisce. Lei dice, ai miei tempi da bambina era un bene il fatto che i genitori non se ne occupassero in maniera così. Ma certo, perché questo, io penso anche una cosa, no? Che se fossi adolescente adesso, che uno ha il guinzaglio elettronico con i genitori è una cosa pazzesca. Cioè, sei sempre controllato, sei sempre seguito, sì, uno non cresce mai così, no? Ma uno una volta a 14 anni andava in giro, spariva, faceva quello che gli pareva, i genitori non sapevano niente, no? Era molto più sano così, no? Lei infatti ha scritto che avesse potuto sarebbe andata a Casablanca di corsa, perché si andava a Casablanca, era il luogo dove si faceva. All'epoca c'erano, però all'epoca io, che ne sa un bambino, io pensavo che entravo a Casablanca, era un posto per me mitico, tipo quelli del Mille e una Notte, entravo in una scatola con dei fili e sarei uscito un bambino, cioè un bambino non ha idea di cosa vuol dire, no? Cambiare, sente solo questa grande infelicità che appunto si dissolve con l'adolescenza, insomma, sì. No? Poi naturalmente io non sono mai andata una vamp, non ho mai messo minigonne, sono rimasta una persona androgina, no?
Però ho avuto una mia vita sentimentale assolutamente normale, ecco, sì. Non è, ma se io avessi fatto, se io avessi sposato a Casablanca invece la mia vita sarebbe stata molto diversa, ecco. Però lei dice, dico sempre, bisogna avere tanta pazienza, perché non si può fermare la vita. Se lei dice accompagnare gli adolescenti invece che assecondarli, se posso tradurre, certo, così, accompagnare, esatto, invece, bravo, che assecondarli, proprio così, perché non si può fermare la vita. Tu hai un farmaco che blocca, ma tu non hai ancora visto, quindi non sai nulla della vita a 15 anni, forse a 30 cominci a capire qualcosa e tu paralizzi la tua vita in attesa di capire cosa vuoi essere. Ma questa è una follia da tutti i punti di vista, no? La vita è fluida e la vita si vive vivendo, andando avanti e risolvendo i problemi, andando avanti naturalmente, no? A me colpisce anche quello che dice rispetto ai vari problemi che ci possono essere e che poi vengono identificati come disforia di genere, cioè, certo. E anche perché sono molte, diciamo, figli unici prima di tutto, di genitori magari separati, per cui c'è anche una lotta dei genitori sul figlio, cioè ci sono talmente cose complesse ormai nei rapporti familiari, che bisogna andare a illuminare tutti i lati che possono portare a questa, no, a questa inquietudine, a questa infelicità, no? Invece di andare a dire la soluzione è questa, no, bisogna risolvere i nodi alle spalle, no? Sì. Poi se uno appunto a 25 anni ha fatto l'esperienza, dice no, io sono felice così, lo fa benissimo. Ma cioè lei dice forse si è troppo precoce adesso, magari 12, 13, 15 anni è un po'... Cioè, non ha avuto nessuna esperienza sentimentale, né sessuale, né niente, dici di voi... È solo un fatto esteriore. Cioè, no? Prima di poter prendere quella decisione, bisogna che la vita faccia un po' il suo corso, dice. Sì. Esatto, e poi dice, vabbè, ho provato questo, ma in fondo, sì, sarò più felice se cambia. Allora vai, no? Ma non da piccola. No? Posso dire questo, Susanna Tavano, non so, è forse un salto carpiato. È chiaro che il suo ultimo libro, cioè Il vento soffia dove vuole, non parla, parla di tutt'altro. È un romanzo molto intenso in cui una donna ai 60, quando arriva ai 60 anni, scrive tre lettere a due figlie, quella naturale e quella adottiva, e al marito. Però ritrovo, ma che è nel suo nell'essere Susanna Tamaro, questo legame continuo con la natura. Lei lo dice, io scrivo in una capanna nel bosco insieme ai cani, questo contatto con l'anima ottocentesco. Questo contatto con la purezza, se vuole, dell'anima, già un concetto anima che si è molto ormai in fuga. Cioè c'è una sorta di legame che lei vuole riscoprire con, non so, con i valori più puri. Mi sembra che questo mondo, questa accelerazione spaventosa degli ultimi 20 anni, la propria tecnologia, ci ha, come dire, spossessati la nostra realtà profonda degli esseri umani, che è quella della memoria, no? Della memoria, la costruzione dell'identità sulla memoria. E nella memoria c'è soprattutto la struttura familiare, che indipendentemente da quello che è stato ci ha formato, che noi siamo figli di quello da dove veniamo, insomma, naturalmente. E dunque capire questo è già un punto principale, no? E poi anche hanno scippato l'anima, perché nessuno parla più dell'anima, siamo tutte realizzazione immediata di efficienza, ma c'è una parte misteriosa nell'uomo che se non viene, diciamo, coltivata, dà anche grandi inquietudini, no? Sì. Cioè, il legame che vedo, esistenziale. Il legame che vedo con la storia di oggi è il profondo legame che lei vuole riscoprire con la natura, no? Come dice, la natura deve perché fare il suo corso. Ci parla di un ordine, no? Sì, sì, esatto, io quella questa cosa anche del cambio di senso. La natura ci parla di ordine, appunto, di maschile e femminile, sono molto taoista. Tutto il mondo è una danza tra il maschile e il femminile. Non è una convenzione. Dunque, se noi siamo ciechi su questo. Non è una convenzione occidentale questa, che si è, come dire, molto radicata nei millenni, ma che non è sempre stato così. C'è questa idea, appunto, maschio-femmina. No, perché poi noi abbiamo avuto, cioè in Italia abbiamo femminielli, cioè c'era sempre stata una grande come possibilità di altre cose nella vita, no? Ma il mondo, io dico, tutto il mondo, tutte queste visioni partono dal fatto che nessuno ha più il pollaio, dove ha il gallo e le galline, no? E vede come va avanti la vita. Se io ho le galline ma non il gallo, i pulcini non nascono. Dunque tutta la natura è fatta per riprodursi, tutto il vivente ha un'unica ossessione assoluta, riprodursi, no? Noi, avendo la cultura oltre alla natura, abbiamo tante altre possibilità di svagare in questo campo, naturalmente, no? Però sempre maschi e femmine rimaniamo, insomma, sempre maschi e femmine. Senta, no. Se lei dovesse dare un consiglio ai ragazzi, giovani, adolescenti che magari si trovano in quel tipo di difficoltà, non capiscono bene qual è la loro direzione, ecco, quale consiglio darebbe? Per esempio, io immagino anche scrivere
scrivere, no? Perché forse è una cosa che può aiutare. Il valore della scrittura. Certo, perché aiuta a mettere a fuoco qual è l'origine, cosa ti suscita questa cosa. Scrivere è importantissimo. Poi direi ai genitori di avere pazienza, di farli vestire come vogliono, di farsi chiamare come vogliono, perché questo Brad Pitt e Angelina Jolie avevano una figlia, si faceva chiamare maschile per tantissimi anni, e ora che è adolescente è diventata una bellissima ragazza. Dunque bisogna lasciare la libertà, no, di vivere questa situazione in questo momento, in modo che il tempo porti, diciamo, a capire. Tempo agli ormoni dello sviluppo a capire veramente qual è il problema vero. Noi, Susanna Tamaro, la ringraziamo moltissimo. Ricordo il suo ultimo romanzo, Il vento soffia dove vuole, per Solferino. Vabbè, non ho citato, ma citare sempre l'autrice di Va dove ti porta il cuore. È una gabbia o è una gioia bellissima? Come anche la gabbia, perché io ho scritto 35 libri, certo. Ma è un po' la dannazione di Sant'Esupéry, che ha scritto solo Il piccolo principe, no, e tantissime altre cose. Per lui, sono quei libri che ti mettono va benissimo così. No, però. Il consiglio è leggere Il vento soffia dove vuole, che è l'ultimo. E grazie, Susanna Tamaro. Grazie davvero per avere raccontato questa storia che insomma è un punto di vista, e a noi piace portare dei punti di vista. La radio è un po' questo: punti di vista, racconti storie, poi ognuno si forma una propria idea, anche perché la storia che ha raccontato Susanna Tamaro, mentre il nostro Leonardo si rilassa un po' alla fronte, è stata ascoltata da Cinzia Messina, che saluto, che è con noi e torna con noi. Buongiorno, signora Cinzia. Buongiorno. Ha ascoltato, immagino, con piacere e magari anche con qualche osservazione da fare, la storia di Susanna Tamaro. Cinzia è mamma di Greta, adolescente transgender di Ravenna, che è stata seguita proprio all'ospedale Careggi di Firenze per la transizione di genere. Io intanto, magari abbiamo diverse domande, però ascoltato Susanna Tamaro, la posizione credo che sia abbastanza antitetica alla sua, e ha sentito, no? Cosa sì, dice Susanna? Sì, diciamo che è giusto ascoltare tutte le esperienze. Io naturalmente ho ascoltato quella. Potrei dire che col senno di poi, dopo, adesso non so la sua età, ma comunque dopo 50 anni, parlare di questa cosa 50 anni fa vissuta mi sembra un po' fuori la cosa, perché comunque per fortuna, grazie a Dio, ci siamo evoluti, no? E abbiamo degli strumenti, e per fortuna i genitori hanno cominciato a capire che i figli comunque vanno seguiti nei loro disagi, nelle loro fragilità. Detto questo, quello è il suo pensiero, anche se non ci credo, perché per me a oggi, poi oltretutto era anche contraddittoria, ad oggi, fosse stata oggi, era con noi a Careggi a fare la fila, ma forse infatti, per capirci di più, lei stessa dice avessi potuto, all'epoca si diceva Casablanca, che era questo luogo tra l'altro dove si facevano le operazioni anche demolitive, certo. Quindi molto molto L'operazione, quello che ci tengo a precisare, io adesso parlo di mia figlia, ma parlo per tutte le persone transgender, che l'operazione non per forza incide su quello che è la persona, cioè mia figlia, a prescindere se ha fatto l'intervento, è Greta, punto. Certo. Quello non mi interessava però quello che diceva Susanna Tamaro, dice invece di assecondare i figli, ma non su questo, sul tema capire di storia. Capire che direzione prende la natura, diceva. Sì, io dico in generale, cioè siamo in un'era noi genitori in cui diciamo sempre sì al figlio su qualunque cosa. Le dico la mia esperienza, non è questione di assecondare, è questione che tuo figlio si uccide, quindi arrivi a un punto che per forza la secondi oppure lo perdi o la perdi. C'è molta differenza. Perché io penso, essendo anche per fortuna mi confronto con tantissimi genitori, ci sono i genitori che hanno i figli sereni, tutto quanto, e aspettano i tempi, come ha consigliato la signora Tamaro, che comunque il Careggi è lì per quello, non è lì per iniettare la triptorellina, ecco. Oppure i casi che sono molto di più
quelli di mia figlia che si uccidono, quindi non è che un genitore dice aspetta, dice cosa posso fare per tenerti in vita. La domanda è questa, so che è una domanda un po' cruda, certamente dice se un adolescente arriva a dire io soffro talmente che mi tolgo la vita, uno deve intervenire in qualche modo, insomma, certo. Intanto, la domanda è se questo tipo di intervento secondo lei è un po' la panacea, cioè se lenisce davvero in maniera automatica tutte le sofferenze interiori che una persona può avere comunque e si può portare nella vita, no? Parla dei bloccanti della crescita? No, dico, cioè se fare questa, se assecondare okay, questa transizione sia okay, una sicurezza allora, che quelle sofferenze allora, interiori. Sì, allora intanto si parla scorrettamente, la disforia di genere non è una patologia dal 2019, infatti non c'è neanche più questo termine, è stato tolto e si parla di incongruenza di genere. La disforia possono averla alcune persone che è un disagio dell'umore, quindi non è una malattia, è una condizione. Detto questo, assolutamente penso che sia il caso, visto che c'è un centro multidisciplinare che ti accompagna per capire cosa ti fa stare bene e chi sei, io penso che non ci sia nulla di male accompagnare i propri figli in questo. Sì, ecco, detto sì. Questo. Sì, su questo devo aggiungere una cosa. Noi abbiamo contattato il Careggi e sono anche intervenuto in passato. È un momento delicato quando c'è un intervento degli ispettori ministeriali. Molto delicato. Il Careggi, infatti, ha fatto sapere. In questo momento sono in silenzio stampa. Ma è giusto, io non vorrei politicizzare la questione. No, perché però è diventata... purtroppo è un momento delicato perché in realtà non c'è questa gran preoccupazione delle persone transgender in età evolutiva. Questo mi sembra un braccio di ferro politico. Quindi, naturalmente, è giusto che ci sia un silenzio stampa di che cosa stiamo parlando. Infatti, cioè, in questo momento. Essere qui a difendere mia figlia, ma poi è una voce al vento la mia, perché non mi sembra, non c'è stato molto ascolto nei confronti delle persone transgender, perché a volte ci dimentichiamo che bisogna ascoltare le persone che vivono la cosa, rispettarle, ascoltarle, cosa che è stata fatta pochissimo, ha capito? In più, prima di dare un giudizio, mi perdoni se la interrompo, che è cosa che fanno i giornalisti, i politici, bisogna avere delle conoscenze e soprattutto avere un po' di esperienza in quella cosa, che mi risulti nessuno ha ma né su questo infatti qua a meno per quel che riguarda noi nessun giudizio, noi raccontiamo meglio tramite voi, raccontate delle storie e poi il giudizio se lo formeranno gli ascoltatori. Nella sua esperienza con sua figlia un supporto psicologico non sarebbe stato sufficiente per accompagnarla fino appunto all'adolescenza, a un'età comunque più avanzata? Ma allora forse non avete capito anche i bloccanti della crescita quello che fanno. Cioè mia figlia è molto serena col suo corpo, perché i bloccanti della crescita gli hanno bloccato lo sviluppo dei caratteri secondari. Per una persona adolescente, quando ha 17 anni, una donna transgender che parla e ha la voce maschile, non è una cosa gradevole per la persona che lo vive. Quindi ci sono tantissime sfumature che non stiamo tenendo conto, ok? Sì, sì. In più, ripeto, al centro Careggi ci sono le psicologhe, gli psicologi. In più, mia figlia è seguita da quando aveva 3 anni da un neuropsichiatra, quindi cioè non so cosa dovevamo fare. No, ma è chiaro. No, ma guardi, solo per capire qual è il percorso che lei ha vissuto, esatto. Insomma. Sono domande per capire, non c'è nessun giudizio in questo. Nel senso che ben venga che ci siano dei centri multidisciplinari così, che ce n'è solo uno, che è l'eccellenza, e attaccano proprio quello al posto di aprirne altri, proprio perché noi genitori non siamo nati imparati. Quando mia figlia mi ha detto io sono una donna, io sono una femmina, cioè io non sapevo proprio zero. Chiaro. Grazie a questi centri multidisciplinari ci hanno accompagnato. Noi ci andiamo da 6 anni e mia figlia non vuole assolutamente smettere, perché lei continua ad andare dalla psicologa e dall'endocrinologa. Volendo, visto che farai 18, gli ho anche proposto andiamo a Ravenna più vicino. Assolutamente no. Vuole andare, quindi,
bene. Poi c'è il tema, se volete, farmacologico, ed è un dibattito, ma guardi, io non sono un esperto, in Gran Bretagna, per esempio, il sistema sanitario nazionale britannico ha sospeso appunto la triptorelina, certo, perché secondo loro non ci sono prove sufficienti sull'efficacia del farmaco, ma questi sono appunto dibattiti anche scientifici. Noi interessa più il dibattito, se vuole, etico. Quando... In Spagna, ad esempio, sì, non è così, non so perché, sì, si infatti prenda proprio l'esempio dell'Inghilterra, per dire, no? C'è anche la scelta perché, in quello. Esatto, cioè in Italia è applicata, in Inghilterra no, ma ripeto, è un dibattito scientifico, certo, no? Che lasciamo agli scienziati del farmaco. E ai politici, perché... Beh, no, secondo me i politici su questo dovrebbero stare un po' fuori. Io ho fatto questa domanda ironica su Facebook, l'ho messa quando c'è stata l'interrogazione, ho detto, ma secondo voi... Il risultato dell'interrogazione, sì, ad oggi non è arrivato alle istituzioni, ma alcuni politici ce l'avevano, sì, quindi io ci ho fatto detto tutto. Questa domanda appunto su Facebook, ho detto, secondo voi, pongo questa domanda, è più interessato a un dodicenne che si rivolge per un problema di disforia di genere un medico che lo ha in cura, lui e la sua famiglia, o l'onorevole Gasparri che fa un'interrogazione parlamentare? Io una risposta ce l'ho, ma insomma, però è diventata anche una questione politica, e questo non si, certo, può negare, certo, signora Cinzia. Comunque è una domanda molto bella. Il fatto che, per concludere, ci sia, come ha detto Susanna Tamaro, un aumento di richieste di questo tipo a livello, diciamo, negli, sì, ultimi anni, no? Rispetto a prima, sì, secondo lei è solo legato al fatto, come diceva Susanna Tamaro, che un tempo si viveva tutto questo però tenendoselo un po' dentro, e invece adesso, no, c'è più libertà, oppure... No, esclusivamente perché eravamo invisibili, addirittura non aveva neanche un nome la cosa, per, sì, fortuna è uscita, perché se anni fa, quando iniziamo io, mia figlia e il papà di mia figlia, andare in televisione, c'era veramente pochissima gente. Fatto sta che ci andammo perché non c'era nessun altro genitore che aveva il coraggio di andare. Detto questo, per fortuna è emersa questa realtà, ma per fortuna, quindi non, assolutamente non credo che che sia, come dice... Che ci sia un aumento dal punto di vista numerico, questo è un dato di fatto. Insomma, assolutamente sì, per fortuna, proprio perché non è una realtà invisibile e le persone escono, non si vergognano più, sì, di dirlo. Non si può, non si deve più nascondere, ma si può, esatto, si può affrontare. Per fortuna. Va bene, signora Cinzia, noi la ringraziamo. Grazie a voi, per essere, grazie a voi, buona giornata per a tutti, essere stata qui con noi. Allora, noi adesso andiamo un attimo in pubblicità. Qua Leonardo non capisco, giustamente dice faziosi. Ma come, secondo me non abbiamo espresso nessuna opinione. Poi noi nella vita non abbiamo opinioni. Esatto, siamo, infatti, delle tabule rase. Ma poi soprattutto abbiamo... Io mentalmente sono una tabula rasa, non parliamo poi di Alessandro Milan. Abbiamo proposto due punti di vista. Non parliamo di Paolo Corleone, sì, proprio. Due punti di vista proprio opposti. Anche vedendolo qui è un po' l'idea della tabula rasa quando lo vedi in faccia. Abbiamo dato spazio a due punti di vista diametralmente opposti, una sorta di par condicio, ti piace questa par condicio sul tema? Vabbè, sì, non abbiamo espresso opinioni, secondo me. C'erano due opinioni contrapposte. Esprimetele voi, 800. Mi ricordo che la prima volta che sono venuto in radio ho incrociato Paolo Corleone 24. E ho chiesto, chi è quella tabula rasa? E mi ha detto, non è una tabula rasa, è un praticone. Molto bene, andiamo in pubblicità. L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 350 euro, 8.000 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lisa. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte a noleggio. Garuda House, la pausa pranzo è buona anche nel prezzo. Da lunedì a venerdì gusta tante specialità di carne e burger in due menù pranzo completi, a partire da 9,90 euro. Provali in tutti i nostri ristoranti. Roadhouse, mordi la differenza.
Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Sei una donna e vuoi una scarpa da lavoro comoda come una da running, leggera, avvolgente e progettata per il piede femminile. Perché accontentarsi di un modello unisex? Scegli Athena, la scarpa da lavoro di Diadora Utility pensata per la donna. Il tuo conto ti dà 50 euro di cashback. Quello online di Beeper sì? Aprilo su beeper.it e ricevi fino a 50 euro di cashback sul conto. Beeper Banca, dove tutto può iniziare. Pubblicità, regolamento e condizioni sui fogli informativi su beeper.it. Promozione valida fino al 31 maggio. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con Monge Monoprotein. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchita con ingredienti funzionali e superfood. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Maestro Bruno, perché dovrei cambiare divano? Amadeus, perché in poltrone sofà la qualità italiana sta in ogni dettaglio. E la libertà di scelta? Beh, con oltre 80 divani e più di 300 tessuti, hai possibilità di combinazioni infinite. Va bene, ma il prezzo? Prendi questo, Taviano. Fino a domenica è scontato del 40%, solo 989 euro. E sul resto della collezione? La consegna è gratis. Per tutto questo e molto di più, poltrone sofà. Solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Dal 14 al 17 aprile a Verona Fiere la 56esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Dalle tendenze del settore alle nuove sfide della sostenibilità, la rassegna mette al centro la promozione dell'intera filiera. Radio 24 è presente a Vinitaly con programmi in diretta e puntate speciali dallo stand di Pasqua Vini. Venite a trovarci al padiglione 5 stand E4. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Italiana Assicurazioni e Va tutto bene. Non c'è cosa più italiana. Uno, nessuno, 100 Milan. Quella maniera, mi dicono che ci sono molti tassisti a bere il caffè dal bar Jimmy, ma lo cercano, lo accerchiano. È difficile perché i tassisti vanno più negli altri bar che ci sono proprio in piazza Udine. Invece disprezzano Jimmy. No, perché è un po' più lontano. Invece in piazza Udine ci sono. Ma forse bar. Perché cercano te. Dopo l'ultimo tuo capito, monologo, sì. Contro i tassisti. Milan, gli è brutta la guerra, gli è brutta la guerra, gli è brutta la guerra. Non ho capito l'ultimo concetto. Oh Alino, secondo me, a modesto parere, capito? La compravendita adesso di animali col valore di maniera pari a zero, capito? Cosa ci sto, cioè? Sta diventando un format radiofonico che ci manda i messaggi accendendo. Cos'è una falciatrice? Sembra più una sega elettrica. No, non lo so. Una motosega? No.
Il trattore, forse. A me sembra una motosega. Allora, dobbiamo dare un premio. Io le voglio domani in onda. Lo dico subito alla nostra collega Elisabetta Fusconi, svizzera. Le nonne svizzere. Ma da quando in qua la battaglia contro il riscaldamento globale deve essere appannaggio per forza dei giovani? Ma le hai viste le nonne svizzere che hanno citato la Svizzera? Si chiamano così proprio. Allora, questa è la motosega, sì. Si chiamano le anziane per il clima, esperte in vampate di calore. Questo lo dicono loro. Le anziane per il clima che in Svizzera hanno citato lo Stato svizzero e hanno avuto ragione fino alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cioè la Svizzera come Stato non li tutela dal punto di vista del rischio ambientale. Insomma, le nonne svizzere le vedete oggi, le anziane svizzere, su tutti i giornali. Altro che Greta Thunberg, ce l'hanno fatta loro, le nonne! Le nonne del clima. Non ti appassionano le nonne del clima? No, sinceramente no. Mi sembra che non abbiano, che entusiasmo, ragazzi, molto da fare, e quindi si ritrovano così, va bene. Le nonne uccise dal caldo. No, ma si chiamano così, nonna, così le intervistano, nonna Barghezzi, cosa pensa? E loro tutte orgogliose dicono, sì, siamo le nonne del clima. È un po' che non vado in Svizzera, tu sei andato recentemente? Strano, perché avevi detto che andavi passando la frontiera tutti i sabati portando... Certo, dei soldi nero sotto nascosti nel bagagliaio, del sottofondo del bagagliaio, nel doppio fondo. No, io da un po' non vado in Anch'io, Svizzera. Se qualcuno vuole ospitarmi in Svizzera, qualche giorno vado volentieri, un posto, un luogo carino. Mi devo ritirare per pensare un po', devo prendere delle decisioni riguardo alla mia vita. Quindi forse la Svizzera potrebbe essere il posto adatto. Sì. Allora, intanto suggeriscono quel rumore, il trattorino tosa erba o rasa erba. Questo dovrebbe essere, non so, io vorrei andare al traffico con quel messaggio. Me lo rimetti, caro Paolino Corleoni? Sta diventando un format del nostro ascoltatore che parla del valore di Manera e poi si perde così. Vai, traffico. Oh, Alino, secondo me, a modesto parere, capito? La compravendita adesso di animali col valore di Manera pari a zero, capito? Cosa ci può, cioè? Strade in diretta. Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Piemonte, sulla A32 Torino-Bardonecchia, da poco riaperta, permangono code per incidente tra Avigliana Ovest e Rivoli in direzione Torino. In Lombardia, per un altro incidente, code sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Lainate, in direzione Milano, con ripercussioni per chi si immette dalla A9 con provenienza Como. Sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, un chilometro di coda a causa di un altro incidente tra Sasso Marconi e allacciamento con la A14 in direzione Milano. E per un veicolo in avaria, code verso Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Segnaliamo poi in Toscana un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora circa. Nessuno, 100 Milan.
televisione qualcuno prende la bottiglia d'olio, ho pagato l'olio 12 euro. Ma perché tu, prima ho parlato del vino in termini positivi, ma Dio, perché uno è convinto che pagare 30 euro per una bottiglia di vino a tavola sia una cosa normale, dura un'ora, e quando dovesse pagare 30 euro un litro d'olio la vede come un furto con scasso? Questo non lo riesco a comprendere, lo ritengo un fatto assurdo. Ministro Lollobrigida, questo audio di qualche settimana fa che gira, tu quanto spendi per l'olio? 30 euro? Sì. Sai che io preferisco un altro tipo di olio? Cioè? E non so se posso dire la marca, ma come sapore, io certo. Rispetto all'olio d'oliva prediligo il gusto di un altro tipo di olio. È l'olio di girasole, non lo so. È quello dove c'era la pubblicità che saltava la palizzata. Mi piace olio proprio cuore, esatto. L'olio cuore. Mi piace proprio il sapore dell'olio. No, non si fa pubblicità, però possiamo dire l'olio cuore, Nino sì, Castelnuovo. Mi piace il sapore dell'olio cuore. Ah, ecco. Che è d'oliva, credo, non è extravergine. Non lo so. È non so neanche se è d'oliva oppure se deriva da altri. No, non so da cosa deriva. È tutto di mais? Ti suggerisco, non so, lo dice DJ Luke. Allora dobbiamo crederle proprio. Noi diamo fiducia ai nostri collaboratori. Se lo dice DJ Luke, per me è come scolpito nella pietra. Al limite, poi dopo la pietra in testa. Quindi ne compro poco di olio extravergine d'oliva. Quindi olio cuore. Ah, giusto, ecco, come sempre, il monologo. Uno dei temi di cui più si parla questi giorni è il voto di scambio, di chi avrebbe promesso 50 euro in cambio di un voto. Questa la si vede come una pratica disdicevole e anche illecita, che falsa le elezioni, è tutto vero, ma le falsa solo se c'è una parte politica che lo mette in pratica, il voto di scambio. Se invece il voto di scambio venisse messo in pratica da tutti i partiti, da tutti i candidati, potrebbe essere un ottimo stratagemma per salvare la politica e anche portare più persone a votare. D'altra parte, in questo momento storico, il cosiddetto elettorato attivo, cioè noi che votiamo senza essere candidati, l'elettorato attivo è sempre più in crisi. Peraltro pare che la tendenza non si stia invertendo e il rischio è che di elezione in elezione il numero dei votanti sia sempre più risicato. E allora, per farci tornare alle urne, perché non legalizzare e istituzionalizzare il voto di scambio rendendolo utile e trasparente? Voglio anche indicare in che modo lo si potrebbe fare. Non più una sola scheda con tutti i simboli elettorali dei partiti, ma per ogni partito che si presenta alle elezioni una scheda singola. Si entrerebbe così nella cabina elettorale, diciamo con una ventina di schede, stampate però ciascuna dal partito all'insaputa degli altri partiti. La differenza poi rispetto alle schede tradizionali è che l'elettore dovrebbe scegliere la scheda di partito che vuole votare e inserire nell'urna solo quella, abbandonando nella cabina le altre. Ogni scheda dovrebbe poi avere uno spazio per indicare nome, cognome e indirizzo dell'elettore. E poi accanto al simbolo del partito ci dovrebbero essere le immagini di una serie di oggetti che il partito stesso mette a disposizione in caso di preferenza. Oggetti più o meno tutti dello stesso valore. Ad esempio, se si decide che il voto ha un valore di 50 euro, ogni partito all'insaputa dell'altro potrebbe decidere quali oggetti offrire, con diciamo un limite di 10 oggetti che ovviamente non potrebbero essere resi noti ai partiti concorrenti. Il Parlamento dovrebbe stilare una lista di oggetti che rientra nelle proposte possibili per il voto di scambio e poi ci dovrebbe essere un garante il quale appunto garantisca che gli oggetti scelti da un partito non possono essere proposti anche dagli altri partiti. L'ordine delle scelte potrebbe essere fatto per sorteggio oppure in base ai risultati delle elezioni precedenti. Così, accanto al simbolo di un partito ci potrebbe essere magari l'immagine di un asciugacapelli, di un pacco alimentare, di un pupazzo di peluche, e questo per ogni singolo partito partecipante alle votazioni. Poi, essendoci sulla scheda il nome del votante, a questo punto non più segreto, il partito o la coalizione vincente provvederebbe a consegnare ai propri elettori la merce individuata durante la votazione. In tempi di crisi, di ideologie e anche di disaffezione alla politica, potrebbe essere un modo efficace per riportare le persone a votare anche con un certo interesse, perché tutti, non sapendolo prima, sarebbero curiosi di verificare, partito per partito, quale oggetto prometterebbero ai propri elettori. Si sarebbe mossi anche dalla curiosità e sicuramente le elezioni diventerebbero più partecipate con percentuali ad oggi impensabili. D'altra parte, al dopoguerra d'oggi, il mondo, la società è completamente cambiata e non si può pensare
pensare di far votare con le stesse regole di più di 70 anni fa. Oggi viviamo in un mondo dominato dalle merci, dal consumo, e quindi anche il rito elettorale dovrebbe adeguarsi. Io in quel caso sarei il primo a recarmi alle urne per verificare quale oggetto mi posso accaparrare, lasciando da parte idealismi e ideologie che peraltro non servono più. Molto più comodo allora andare a votare avendo la certezza di trarne un beneficio materiale, portando a casa magari un phon, un'affettatrice, un forno a microonde, naturalmente col marchio di partito. Viva il voto di scambio! Però pupazzo, a parte che viva il voto di scambio, ti pregherei di tagliarla. E come con me fate i montaggi su Putin falsi, viva il voto di scambio, direi che a me piacerebbe molto essere. Per esempio PD con una serie di immagini, 10 oggetti. Però il pupazzo è brutto, Fratelli l'associazione d'Italia, pupazzo. Tu barri, si sa, scegli solo la scheda, sì, del partito, e barri l'oggetto che vuoi ricevere a casa. Pupazzo non è bello. Bellissimo, un pupazzo di peluche. Vorrei concludere la prima ora invece con questa notizia che ti renderà felice. Ne scrive oggi Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera. Hanno deciso, per far interpretare Giulietta Capuleti, quindi 1300, siamo nel 1300 Shakespeare, di scegliere un'attrice nera di pelle. Questo per il senso dell'inclusione, per il wokismo. Woke. Una delle ultime puntate del podcast That's America è dedicata al woke, alla cultura woke, e quindi per l'inclusione. E Massimo Gramellini scrive proprio così: mi chiamo Giulietta Capuleti. Scrive una lettera ideale agli autori di questa decisione, dicendo: ma non pensate che per non urtare la sensibilità degli altri state urtando la mia di sensibilità e quella del mio creatore? Il razzismo non c'entra niente, io sono un personaggio del 1300. A quel tempo a Verona non poteva esserci una Giulietta nera, proprio. Ma siamo qui ormai. Cosa vuoi che ti dica? Sei tu sempre dalla parte loro. Ma loro, che loro? Chi loro? Ma chi è loro? Ma vedi che subito anche tu la metti noi, loro, voi, sei noi. Tu. Ma ho saputo chi? Che sei tu che hai consigliato, tra l'altro, no, di mettere Giulietta di colore. No, non l'ho scelto io. Sei dalla parte loro. Sono dalla parte loro. Di chi? Dei poteri forti. Ma loro, certo, chi? I poteri. Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 viene a ritrovarci in studio Nello Cristianini. Non fare rumori molesti. Nello Cristianini insegna a Bath, insegna in Inghilterra, insegna intelligenza artificiale. Quindi torniamo a parlare del tema. È un paradosso che una persona umana insegni intelligenza artificiale. Dovrebbe essere intelligenza artificiale che insegna a se stessa. Non trovi? Iniziamo così, magari, con questa domanda. Bello, bello questo paradosso. Tra poco. Viva il voto di scambio. Eugenio della Lampada. Eccomi, Valerio. Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo. Sì. La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda. Magari in app o card. Bravo. Ma Valerio, esiste già Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it. Dall'11 al 14 aprile va in scena la 13ª edizione di Mia Photo Fair, la fiera evento internazionale dedicata alla fotografia. Centinaia di gallerie, decine di mostre e talk ti aspettano all'Allianz Mico di Milano. Mia Photo Fair, 11-14 aprile. Info su miafair.it. Sono Rafa Nadal e negli anni ho imparato a proteggere la mia pelle dal sole con Helio Care. Helio Care si impegna nella prevenzione dai danni del sole con la sua gamma di solari dermatologici ad alta protezione. Vai dal tuo dermatologo e chiedi Helio Care al tuo farmacista. La partita della protezione, vinciamola insieme. Una cittadina tranquilla. Mamma, la connessione! Preparatevi per Mamma, ho perso la rete. La tua rete è un film tragicomico? Prova gratis Eolo. Sarà amore a prima connessione. Condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. E oggi cosa scelgo? Qualità o risparmio?
scelgo gusto, più bontà, più convenienza. Nei supermercati di più, dal 4 al 13 aprile, c'è il sottocosto. Per esempio, salmone norvegese affumicato Gioia di Mare 120 grammi a solo 2,55 euro. Vieni anche tu. Da di più. È arrivata la nuova e straordinaria gamma Fiat Professional. Wow! Nuovo stile, nuovo infotainment, tanto spazio, con una volumetria di carico fino a 17 metri cubi sui furgoni di serie, sistemi di assistenza alla guida come frenata automatica d'emergenza e rilevatore di stanchezza, disponibile anche in versione 100% elettrica, con un'autonomia fino a 420 km. Scopri la nuova generazione di veicoli commerciali Fiat Professional pronta a supportare il tuo lavoro. Maggiori info e consumi, autonomia elettrica ed emissioni su fiatprofessional.it. Il pomodoro di Fondazione Veronesi è unico, non solo per la filiera garantita, per l'entusiasmo di chi lo ha prodotto o per il barattolo in acciaio riciclabile che lo conserva e rispetta l'ambiente, ma perché scegliendolo sosterrai la ricerca sui tumori pediatrici. I nostri volontari ti aspettano in piazza il 20 e 21 aprile per farti scoprire quanto è buona la ricerca e dare speranza a tanti bambini. Scopri dove su pomodoroperlaricerca.it. Un'iniziativa di Fondazione Veronesi con Anicap e Ricrea. Dottoressa, sono preoccupato. Mi sveglio e sento 2 anni a canone zero. Vado al lavoro e sento 2 anni a canone zero. Faccio l'amore e sento 2 anni a canone zero. Cos'ho che non va? Lei è sotto l'effetto di Telepass Plus. Passa a Telepass Plus. Non paghi il canone fino a 2 anni e hai 120 euro di cashback su tutti i servizi Plus. In più, puoi vincere un'esperienza a Casa Azzurri in Germania. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 2 maggio. Condizioni del cashback, montepremi e regolamenti su telepass.com. Incredibile? No, Telepass. Il segnale orario vi è offerto da Multimac, Mobile Computing Enterprise, per migliorare le operazioni nella supply chain. Le 10. GR24, il sole 24 ore. La strage alla centrale idroelettrica al lago di Suviana, per i vigili del fuoco poche speranze di trovare vivi i dispersi. Ucraina e Russia avrebbero preso un altro villaggio. La Cina e USA non accettiamo pressioni sui legami con Mosca. Champions, gol ed emozioni nei pareggi tra Real City e Arsenal e Bayern Monaco. Tennis a Monte Carlo oggi l'esordio di Sinner, fuori Berrettini, bene Musetti. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. La strage alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana sull'Appennino bolognese per l'esplosione di una turbina. I dispersi sono 4, oltre a 3 morti accertati e 5 feriti. Le vittime avevano 36, 45, 73 anni. La situazione è difficilissima, non c'è visibilità in acqua, si procede passo per passo nel tentativo di individuare i dispersi, ha detto Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco, che si trova sul luogo dell'incidente dopo la notte di ricerche dei 4 dispersi. Non stiamo lavorando con molte speranze di trovarli vivi, ha detto Cari. Le forze russe hanno preso il villaggio di Pervomaysk nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale, dove i combattimenti duravano da 1 anno e mezzo. Lo annuncia sui social la ONG Deep State. La Cina ha assicurato che non accetterà critiche o pressioni sui suoi legami con la Russia dopo che Washington ha avvertito che riterrà Pechino responsabile se Mosca dovesse ottenere guadagni in Ucraina. Cina e Russia hanno il diritto di impegnarsi in una normale cooperazione economica e commerciale, ha replicato sul punto la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. Ancora sul prezzo della benzina, l'opposizione chiede un intervento del governo, ma il ministro Giorgetti si smarca. Nell'ultima settimana, dati ufficiali del Ministero dell'Ambiente, i prezzi della benzina in modalità self sono saliti in media a 1,90 euro al litro, il diesel a 1,798, il GPL a 0,722. Secondo Quotidiano Energia, i prezzi sono saliti ancora negli ultimi giorni, benzina self a 1,911, servito a 2,048, il diesel self a 1,811,
2011 il servito a 1,951. Si tratta dei prezzi più alti degli ultimi sei mesi, un aumento che ha seguito in sostanza i prezzi del petrolio. Il Brent europeo a $75 a metà dicembre, intorno a $90 in questi giorni. A marzo accise e IVA hanno pesato per il 57% sul prezzo finale della benzina in Italia e per il 52% sul diesel. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa ha ricordato che esiste già una norma per l'eventuale riduzione delle accise, senza però annunciare il previsto decreto da parte del governo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi festa di fine Ramadan e resterà chiusa la scuola di Pioltello alle porte di Milano, che aveva suscitato tante polemiche. Si tratta della prima scuola pubblica a farlo. Niente lezioni oggi anche all'università per gli stranieri di Siena. Il ministro dell'istruzione Valditara starebbe lavorando a una norma per evitare che le scuole autorizzino assenze legate a feste religiose, se non in presenza di accordi tra Stato e confessioni religiose. È scomparsa all'età di 78 anni l'attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana, era malata da qualche tempo. Siamo alla pagina sportiva con le gare d'andata dei primi due quarti di finale di Champions League. Sì, è stata una bella partita, uno spot, sì. D'altronde credo che non poteva essere diversamente con tutta la qualità che c'era dentro il campo, di ogni tipo, tecnica, fisica, tattica. Sintesi perfetta quella di Carlo Ancelotti per raccontare la notte stellare del Bernabeu. Tra Real e City finisce 3-3 tra prodezze ed emozioni. L'astuta punizione di Bernardo Silva, poi la rimonta dei Blancos in un minuto con l'autorete di Ruben Dias e Rodrigo, poi nella ripresa le bordate di Foden e Guardiola, l'ultimo sigillo di Valverde, roba che manco nel metaverso. Eppure a Londra spettacolo niente male tra Arsenal e Bayern Monaco, 2-2 griffato da Saka, Gnabry e il rigore di Kane, e il pari dei Gunners contro Sard. Tra una settimana i verdetti definitivi. Stasera intanto gustiamoci ancora Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain Barcellona. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tennis sulla terra rossa di Monte Carlo, applausi per Lorenzo Musetti che ha superato il francese Fils, niente da fare invece per Matteo Berrettini, eliminato dal serbo Kecmanovic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner contro lo statunitense Korda, mentre Sonego affronta il canadese Auger Aliassim. È tutto, GR24 torna alle 11. In diretta 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Sono Gianluca Nicoletti. Per 10 anni Radio 24 mi ha fatto seguire nei miei viaggi in treno. Per fare perdere ogni mia traccia sono salito a bordo di una nave e sto viaggiando verso il mare aperto. Le storie di vita degli altri viaggiatori mi faranno compagnia. A ogni porto loro scendono, ma io resto. Sarà inutile continuare ad aspettarmi al molo, perché io non voglio più tornare sulla terraferma. La nave va di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con... Con Ricarica d'estate viaggi verso la bellezza a un prezzo speciale. Info e prenotazioni in agenzia viaggi e su msccrociere.it. Uno, nessuno, 100.000. Gloria a DJ Lucet. Thank you.
Mamma nera! Alino, qual era il discorso di Manera, il valore degli animali? Non ho capito. Alino! Niente, hai creato un nuovo format radiofonico, ma tu non ricordi nulla. Non ricordo nulla. Non importa. Dubito anche che sia successo, davvero, non ricordo più nulla. Poi il tabula rasa sarebbe Paolo Corleone. Ma è frequentando lui che sono diventato così. Il tabula rasa principe. È il virus Corleoni. Va bene, il virus... No, è brutto il virus Corleoni. Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, come preannunciato, è venuto a ritrovarci in studio Nello Cristianini. Applausi, grazie. Mamma mia, Corleone. Mamma. Applausi del nostro grande pubblico, Nello Cristianini. Ciao, buongiorno, prof. Come dicevo, chiudendo la prima ora, professore di intelligenza artificiale a Bath, in Inghilterra. E tu, Leonardo, osservavi, te lo ricordi cosa osservavi? Sì. Cioè, come mai l'intelligenza artificiale è insegnata da una persona, da un uomo, e non è insegnata da se stessa? Ma infatti non lo sapete se sono un uomo o una macchina. L'aspetto un po' in effetti potrebbe essere cyborg a metà, sì. Questa è la natura del libro. Cos'è il test di Turing? Come si fa a sapere se una persona è una macchina? Accidente. Ma tu sei, aspetta, vediamo. Tocco la spalla. Sembra un essere umano. Si affida agli occhi ancora, ai sensi, però può portare degli errori questo. Sembra un essere umano. Nello Cristianini, che torna con noi, perché aveva scritto un libro che è andato molto bene, adesso è al secondo libro, che è Machina Sapiens, sempre per Mulino. E insomma, Machina Sapiens, perché è il senso, cercheremo di fare un viaggio in intelligenza artificiale, che è un tema molto complesso, però cerchiamo di renderlo molto terra terra. La domanda base, tu hai citato subito Alan Turing, forse ricordate il film The Imitation Game, no? Che è un po'... No, io non lo ricordo, riassumilo, perché la maggior parte non l'ha visto. Io Turing immagino Turing Club italiano, ma non è questo, no. Nello, insomma, Alan Turing, il fondatore dell'informatica, sì, matematico inglese Alan Turing, dopo aver inventato i computer, risolto un problema enorme nella guerra mondiale dopo aver proposto una serie di idee geniali, alla fine, negli ultimi anni, ha anche posto questa domanda: se le macchine possono pensare. E questa è la domanda alla base del libro: si possono creare macchine pensanti, cioè per le quali poi non si riesce più a capire la differenza tra una macchina e un essere umano. Esiste già una risposta a questa domanda? È proprio questa la domanda da cui siamo partiti: come si fa a dire la differenza? E siccome era una persona pratica, Turing diceva: se una macchina può conversare con noi su qualunque argomento senza essere mai smascherata, trattiamola come se fosse intelligente, perché non c'è nient'altro che possiamo fare per smascherarla. Se fosse intelligente, sì, intelligente sì, ma come un essere umano? Trattiamola come un essere umano? No. Trattiamola senza dubbio, è una macchina. Trattiamola come un tostapane. C'è differenza tra macchina pensante e macchina senziente? È enorme. Allora, tutti stiamo lavorando sulle macchine intelligenti e credo che faremo subito in questi anni un enorme progresso. Non conosco nessuno che lavora sulla coscienza e la senzienza, è un altro discorso. Perché forse è quello il limite ultimo, no? Ma diciamo che è importante non fare confusione, perché sono due concetti che la gente spesso confonde. C'è un investimento enorme per macchine intelligenti, enorme, questo è il massimo storico dell'investimento oggi, c'è zero che io sia perso le macchine. Perché la macchina intelligente alla fine è quella che è in grado di elaborare una serie infinita di dati e di da quella anche essere capace eventualmente di conversare o di comunque anche trovare soluzioni, immagino. La seconda, risolvere problemi nuovi, è il segno dell'intelligenza. Ovviamente arriveranno domande, anzi, se volete mandatele al 349-238-6666 come WhatsApp. Se volete chiamarci 800-24-0024. Faccio vedere in diretta Nello Cristianini, che ha vinto il signor Paolo, che ci ha mandato lo screenshot della copertina di Machina Sapiens. Vedi che arriva un messaggio di Machina Sapiens, sottotitolo: l'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza. Ecco, io ho detto Nello, guarda che i nostri ascoltatori a volte hanno anche 70 anni, 80 anni, magari sono più digital divide di me e di Leonardo Manera messi insieme. Però
cerchiamo di spiegare intanto che cos'è l'algoritmo, cos'è un algoritmo e cos'è l'algoritmo dell'intelligenza artificiale. Eh sì, beh, intanto io ho dei colleghi di 80 anni che vorrei essere io al loro livello, appunto, sì. Non è mica detto. L'algoritmo, allora, importante avere diversi, chiarire i termini. Quando ne parliamo con ChatGPT, dialoghiamo, questo risponde e si può andare avanti per parecchio tempo e si imparano delle cose. Quello che vediamo è un agente, cioè un sistema informatico che agisce, interagisce. Dietro c'è il suo modello, sono parole che voglio introdurre, il modello del mondo, questo conosce il mondo, conosce il linguaggio grazie a questo modello. Chi l'ha fatto? Come fa a sapere? Ecco, è lì. Abbiamo creato un algoritmo 6 anni fa, in grado di leggere quasi tutto il web e quasi tutti i libri che gli diamo, distillare e produrre questo modello che si chiama GPT. Eccolo, l'algoritmo si chiama il Transformer. Il modello è GPT e ne parliamo con questo agente. Però, quindi l'algoritmo è Transformer, è l'algoritmo che ha permesso a questa macchina, alle macchine, di sapere il più possibile e anche di modificare il proprio sapere, di apprendere. Beh, l'algoritmo fa il suo lavoro, poverino, è semplice, anche noi è un pezzo di matematica che io capisco. Però quando gli si fa leggere quasi tutto il web, tutto Wikipedia, 10.000 libri, questo comincia a collegare le cose, tira fuori delle conoscenze che io non potrei non avere. Però questa capacità, diciamo così, di distillazione viene fatta in base, immagino, a dei criteri, forse. Cioè, quali sono i criteri che dicono alla macchina tu scegli e distilla in una determinata direzione invece che... Ma vi racconto il gioco che in un'altra. La macchina, perché è più facile. Allora, prima cosa, non tutto è compreso, questo è il paradosso. Anche se l'abbiamo fatto noi, l'algoritmo è chiaro, quello che poi lui fa quando legge tutto il web, non l'abbiamo compreso, siamo nell'oscurità in questo momento. Diceva Alan Turing, si può far germinare un seme anche senza sapere come funziona. Lo si mette nella terra, lo si bagna, questo germoglia, non è mica detto che lo comprendiamo. È successo questo. Quindi si dice l'algoritmo, tu hai a disposizione tutta questa serie di dati, poi come procede l'algoritmo non è chiarissimo. Dunque, il gioco è questo, gli si dà un gioco che sembra ridicolo, ma portate pazienza, prendiamo un documento, cancelliamo delle parole a caso e gli chiediamo di indovinare le parole mancanti, leggendo il contesto. All'inizio sbaglia, gli si mostra la parola corretta, lui si aggiorna e ripete. Se facciamo sta cosa per settimane su una quantità di miliardi di enciclopedie, lentamente impara a capire le frasi, le parole, il contesto e completare. E questo è il gioco che gioca e si vede che migliora rapidamente. Quello che non sapevamo, e la sorpresa è questa, che avendo completato questo compito ha imparato una serie di cose che nessuno gli ha insegnato, tra cui programmare il computer, rispondere alle domande, tradurre. Questo si chiamano proprietà emergenti, cioè emergono spontaneamente e non sappiamo bene perché. Tutte queste proprietà, ma ripartiremo qui dopo il traffico, sono anche quelle che portano inevitabilmente una certa dose di paura, e la paura è uno dei temi che Nello Cristallini affronta, perché quando si entra in questo, appunto, in questa oscurità, in questo buco nero un po' di quello che la macchina può apprendere e noi non lo sappiamo, genera un pochino di apprensione, magari gran parte di questa apprensione è anche sbagliata, errata. Però... la paura più grande, diceva lo scrittore Lovecraft, è la paura dell'ignoto. Esatto. E secondo me l'unica medicina è la conoscenza. Qui siamo in un territorio inesplorato, la macchina fa cose che erano impreviste, da pochi anni ci stiamo lavorando, perché è giusto comprendere. Ripartiamo tra un attimo, dopo il traffico, con Nello Cristianini. Stanno arrivando già tante domande, non stiamo andando verso il modello Matrix, chi chiede di Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, insomma tante domande, tra poco. Almeno la logistica falla facile, scegli ModulBlock. ModulBlock.com vi presenta Strade in diretta. Una buona mattinata da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo sull'autosole tratta Emiliano code per incidente tra Sasso Marconi e il raccordo Casalecchio in direzione Milano.
code per un veicolo in avaria in carreggiata opposta verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ancora una notizia che riguarda la 1, ma la panoramica in direzione Milano, tratto chiuso per lavori tra la 1 direttissima e Rioveggio fino alle ore 18 di quest'oggi. Sulla 13 Bologna-Padova, code per un veicolo in avaria tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Si verificano code a tratti per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Ci risentiamo tra mezz'ora con un nuovo aggiornamento. Buon viaggio. Uno, nessuno, 100 Milan. Speriamo che l'intelligenza artificiale arrivi anche in radio, così i conduttori a casa! Ci aveva già spiegato Nello Cristianini e noi l'avevamo fatto anche ascoltare che ci sono già radio, una in America per esempio, che è totalmente gestita dall'intelligenza artificiale, cioè le voci che sentite maschili e femminili sono voci finte di... magari anche le nostre, all'insaputa degli ascoltatori, esatto. Potremmo essere delle voci di intelligenza artificiale, anche perché il prof è venuto qui a fare lo smargiasso e dire io non so, se non sapete se sono un essere umano o una macchina, e perché tu sai se noi siamo macchine o esseri umani? Non lo sa nessuno, e questo è il film di Blade Runner, lo ricordate? Eccolo lì, qualcuno ha citato Matrix, tu Blade Runner. Allora, Machina Sapiens ci sta raccontando Nello Cristianini che noi, ChatGPT, gli abbiamo dato degli strumenti, e solo che ChatGPT ora questi strumenti li ha elaborati e ha una conoscenza e ha affinato alcune abilità che vanno oltre a quello che noi gli abbiamo dato come input, e questo ovviamente genera tutto quello spazio misterioso, anche affascinante per uno scienziato, per te da scienziato affascinante da scoprire, per uno magari intimorito, timoroso da affrontare. Dov'è il limite e come si fa, se c'è la possibilità di porre dei paletti? Ecco, ma questo è il motivo per cui il momento di oggi è storico, francamente, perché siamo in territorio inesplorato in almeno due sensi. Uno, non abbiamo mai provato a distillare le conoscenze dell'intero scibile, poi ne parliamo delle dimensioni, di quello che abbiamo fatto, delle proporzioni, ma poi non abbiamo neanche mai provato a dialogare con un'entità che non fosse un altro essere umano. Non è che ne possiamo dialogare col cane. Da sempre l'evoluzione... Io lo faccio. Ecco, ma cioè, nel senso, che... beh, mi risponde a modo suo. A modo, vabbè. A parte il cane, in generale una conversazione completa si fa spesso con gli altri esseri umani. E quindi la nostra mente non è nemmeno pronta. Quindi va capito come rispondiamo noi a questo incontro, e poi va capito come siamo giunti dove siamo. Sono due argomenti molto interessanti, e il libro parla di entrambi. Secondo me il punto di partenza è di pensare se siamo alleati, noi e le macchine, o avversari. Questo è il discrimine, perché se noi li vediamo come degli avversari che stiamo istruendo, abbiamo istruito, e rischiano di diventare molto più potenti di noi, no? in una sorta di dialogo conflittuale. Se invece li vediamo come alleati... O come strumenti. Come strumenti. È interessante, io li vedo come strumenti, perché cerco di non proiettare su di loro cose che non hanno. Ogni iniziativa che prendano andrebbe considerata come uno sbaglio che abbiamo fatto noi a costruirli, però capisco l'ansia, e ci arriveremo. Ma se posso riassumere perché il momento, sì, la svolta è storico è questo. Nel 50 Alan Turing ci pone questa sfida: le macchine possono pensare, e propone di considerarle pensanti se possono conversare. Per 50 anni abbiamo tentato di farle conversare, e c'era questo premio con dei $100,000 in palio, il premio Leibniz, per il primo algoritmo che potesse conversare.
Nessuno l'ha mai vinto, non sapeva come fare. Siri, nemmeno Siri conversava. E poi improvvisamente, bam, da 2 anni si conversa. Com'è successo? E qui una storia interessante di gente che rapidissimamente, sfruttando queste abilità emergenti di questo algoritmo del Transformer, ha capito che più dati diamo alla macchina, più la macchina fa emergere proprietà, abilità nuove, tra cui la conversazione. E si è creata sta gara di corsa tra le aziende a mettere più dati. Questo meccanismo enorme, tra l'altro, si parla di miliardi e miliardi di parametri che sarebbero i numeri da sintonizzare dentro sta macchina, miliardi. Ma sono comunque 10.000 libri e quasi tutto il web. Da lì ha imparato. Ricordiamoci che nel mondo, nella storia umana, abbiamo scritto 120 milioni di libri, di cui circa 30 milioni sono già digitalizzati da Google. Prima o poi, io mi aspetto, fra un po', non subito, sta macchina avrà modo di leggere tutti sti libri. Non è mai successo che qualcuno o qualcosa leggesse tutto lo scibile umano. E questo è il grande punto interrogativo di oggi. Sì. E quindi non si sa cosa può portare, diciamo, tutta questa conoscenza. Letteralmente non si sa. Il libro nel senso, sì, che l'intelligenza artificiale potrebbe avere degli sviluppi imprevisti e imprevedibili proprio perché ha alle spalle tutta questa quantità enorme di dati? Io mi aspetto questo, sia perché la quantità di investimento è al massimo storico, la gente che ci lavora è al massimo storico, le macchine sono ormai molto potenti e abbiamo scoperto questa strada, il passaggio a nord-ovest, quello che ci mancava, una strada plausibile, quindi non siamo in fondo, ma vediamo finalmente un percorso seguendo questo metodo. Ma è una prospettiva, diciamo così, esclusivamente di ricerca oppure per utilizzare l'intelligenza artificiale appunto come strumento? O io ho l'impressione che ci sia anche il desiderio di trovare qualcosa d'altro, come se attraverso l'intelligenza artificiale cercassimo comunque un dialogo con una entità che sia qualcosa di più di una mera raccoglitrice di dati. Non hai questa impressione? Sì, mi sono posto, questo è il titolo del libro, Machina Sapiens, ed è la storia di un incontro. E la domanda fondamentale alla fine, se non voglio leggere il libro per voi, ma è proprio perché lo facciamo? Molti me lo chiedono. Quando hanno capito cosa abbiamo fatto, la domanda è ma perché? Forse una risposta la dà un ascoltatore, che però ha una sua lettura. In tutto ciò, scrive, vedo una similitudine nel rapporto tra uomo e Dio, per chi crede ovviamente in Dio. Come Dio ha creato l'uomo e lo ha reso libero, così ora l'uomo crea la macchina e la lascia libera. Posso dire che non è... è così, non è, anche io ho questa impressione. La nostra mitologia, fa iniziare la nostra storia dal momento, nei greci, il momento in cui Prometeo ruba il segreto del fuoco agli dèi e lo dà agli uomini, il momento in cui Eva ruba la mela della conoscenza. In quel momento lì iniziamo la nostra storia e ci facciamo chiamare Homo sapiens. Abbiamo il monopolio, per così dire, il segreto della conoscenza del mondo. È possibile che siamo al punto in cui qualcos'altro, una macchina, ha scoperto lo stesso segreto e non siamo più gli unici. Ecco perché dico solo macchina che, sapiens. A differenza di Dio, che dice non mangiate i frutti dell'albero della conoscenza, noi invece cerchiamo di fare in modo che la macchina esca dal paradiso terrestre e sappia tutto. Ecco sì, secondo me la grande paura è che l'idea che la macchina sappia tutto per sostituirsi a noi, cioè perché abbiamo una conoscenza, come dire, una fine nel senso nel nostro cervello, una fine non solo temporale, una fine proprio, una limitazione dei labirinti che non possiamo superare, quindi invece abbiamo la possibilità di una macchina che sa tutto, che può paradossalmente arrivare a una sapienza estrema, quella di leggere tutto lo scibile umano e quindi noi siamo fatti comportarsi così. Io mi sono risposto così perché l'ho chiesto anche a un famoso biografo di Turing perché voleva fare questa cosa. Io mi sono risposto così, ditemi voi se è una stupidaggine. C'era della gente all'inizio della nostra storia, gli antenati nostri, a cui la mamma diceva sempre non giocate col fuoco che è pericoloso. E la maggioranza rinuncia a tutto, è pericoloso, perché ti fai male, è pericoloso. E la maggioranza di quelli là non giocava col fuoco e un piccolo gruppetto di questi spericolati ha giocato col fuoco. E noi siamo i discendenti di quelli lì. E cosa sarebbe successo a tutta la nostra storia se quelli là non avessero giocato col fuoco? Noi siamo quelli lì. Ora abbiamo di fronte una cosa promettente e spaventosa. Non so se sia giusto o se sbagliato, ma sono abbastanza convinto che la faremo.
Il libro è strutturato in una serie di capitoli molto chiari che iniziano con un dialogo proprio, si conclude ogni capitolo con un dialogo tra Nello e ChatGPT, no? Per vedere anche come si evolve questo dialogo nel tempo e nel gioco della conversazione. Ecco, come si evolve, cosa hai imparato in questo dialogo con ChatGPT? Allora, io devo illustrare in ogni capitolo, prima illustro mediante dialogo il fenomeno che spiego, no? Mm-hmm. Il fatto che la macchina possa ragionare. Un esempio del primo, la prima pagina, il primo dialogo, è brevissimo. GPT, ho la macchina vuota, il serbatoio è vuoto, il distributore è a 1 chilometro, come faccio? Ho una tannica vuota in macchina. GPT risponde, prendi la tannica, vai a piedi al distributore, riempi di benzina, torna indietro, metti la benzina nella macchina e poi vai a finire il pieno. Guidato. E fin qui ci saremmo arrivati più sì, o meno. Ma attenzione, sì. Questo è il primo passo. Non è conoscenza di linguaggio, è conoscenza dei meccanismi, certo, del mondo. Il mondo va compreso. Comprendere il linguaggio non è sufficiente a rispondere a questa domanda. Chi gliel'ha insegnato? Lo ha imparato giocando al giochino delle parole mancanti. Questa è una proprietà emergente che nessuno gli ha mai spiegato. È interessante, sì, effettivamente, perché non è solo esprimerla in maniera sintattica, è anche elaborare un concetto. Prendi, vai, torna. È un piano, si chiama in matematica, è un planning. È un piano. E quindi che passo manca da lì all'essere poi senzienti? Non abbiamo una definizione scientifica di coscienza, di senzienza. Sappiamo cos'è l'intelligenza e questo cerchiamo di fare. Non sapremmo nemmeno fare un test per capire se una cosa è senziente oggi. Quindi ipoteticamente già potrebbe esserlo, in astratto. Tutto potrebbe esserlo, perché non c'è la definizione. Anche la certo, macchina del Nespresso potrebbe esserlo, non lo sappiamo. Beh, ma essere senzienti non vuol dire avere la capacità di decidere una cosa, di prendere una direzione? No, io credo che sia la capacità di risolvere problemi e l'intelligenza, la capacità di sentire, di avere sentimenti, sensazioni, è la senzienza. Come si fa a sapere se un altro essere umano sente veramente qualcosa o si comporta come se sentisse? Questo è un problema irrisolvibile. Ogni essere umano sa dentro di sé di sentire le cose e presume che gli altri siano uguali. Bisogna aspettare che il computer pianga. O la macchina dell'espresso. Quando vedremo le lacrime di computer, sarà diventato già senziente. Adesso sta piangendo di frustrazione per la banalità di quello che noi ci sembra di essere. Allora, con Nello Cristianini riprendiamo tra poco, dopo la borsa. Anche oggi sono in esterna, sì, non vedo Deborah Rosciani, non vedo Mauro Meazza, insomma, sono del risparmio. Ma l'intelligenza artificiale può aiutare, per esempio, a investire nel modo più corretto, ecco, rendendo inutile e vano il lavoro dei promotori finanziari o anche di Deborah Rosciani o anche di Mauro Meazza. Già lo fa, immagino. Io non mi pronuncio su Meazza, però... ma nessuno vorrebbe mai pronunciarsi su Meazza, no, infatti. Avendo sentito la sua musica, poi di Chapter 11 Serpente Corallo è la sua canzone più nota, sì. Esatto, sì. Ma si può, però può rendere vano il lavoro di alcuni in alcuni casi. Per fortuna anche. Sì. Ci stanno sentendo e forse sono in silenzio stampa nei nostri confronti. No comment. Ecco, vedi, appunto. Bene, allora. E non era una voce da intelligenza artificiale. No, pronunciare. Era una voce da essere umano. Molto bene. Esatto. Cara Deborah, facci sapere come va la borsa. Rientriamo tra va poco bene. Noi. Vuoi investire in un fondo? Sai come scegliere il migliore? Consulta i 300 migliori fondi, la guida che ti orienta negli investimenti. Da domani in edicola con il Sole 24 Ore. Non lo ripeteremo mai abbastanza, con gli Eco Days Ford raddoppia la rottamazione statale. Nel senso che oltre agli incentivi statali ci sono anche gli incentivi Ford. E poi c'è il vantaggio del tasso zero. Vai su Ford.it. Non te lo far ripetere, eh? Per il garage di casa tua non accontentarti di un semplice portone. Scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali costruiti per proteggere la tua auto e gli oggetti che hanno bisogno di un riparo sicuro. Tecnologia brevettata e sistemi anti-effrazione. Design 100% made in Italy e rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia. Con questo meteo non so mai cosa mettermi. Indossa il cashmere ultra fine di Falconeri. È ideale per ogni stagione. Falconeri, il primo cashmere 4 stagioni, da 149 euro. Scoprilo negli store e online.
Brignani, si fermi, Brignani! Ma chi è? Ma è sempre lei, ma che vuole? E sono rimasto a piedi, mi darebbe un passaggio? Se non si può evitare, salga. Grazie, bello, comodissimo. Il furgone del mio amico, mica è così. E digli di comprarsi un Daily. Sedili in memory foam, sospensione pneumatica adattiva Air Pro e cambio automatico iMatic. Lo voglio pure io, Brignani. La risposta è sempre Daily. E comunque sono Brignano. Iveco Daily in pronta consegna subito tuo con Iveco incentivi. Scoprilo in concessionaria o su iveco.it. La risposta è sempre Daily. Chuck, ristora, azione. Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora. Stop, buona la prima. Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto. IVA inclusa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Una buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani, Borse in diretta dal Salone del Risparmio, da dove tra mezz'ora condurremo una nuova puntata di Due di Derari in diretta da questo evento. Le borse europee questa mattina si muovono piuttosto positive e non guardano intanto le notizie che sono arrivate questa mattina presto dall'Asia, dove Fitch ha declassato la Cina con un'iniziativa che il governo cinese ha definito deplorevole, ma il mercato ha totalmente lasciato da parte appunto questa decisione. Andiamo all'Europa, Parigi sale dello 0,51%, Francoforte più 0,75%, Londra più 0,54%, Milano più 0,64%. L'appuntamento centrale della giornata è con l'inflazione americana. Il dato arriva nel primo pomeriggio e in attesa di questa indicazione anche Wall Street ieri sera si è mossa molto prudentemente. Andiamo a Piazza Affari, migliori titoli della seduta, ritornano gli acquisti su Banca Monte dei Paschi, più 3%, un mercato mette il focus sulle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti, che ha detto che il 2024 potrebbe essere l'anno buono per un'operazione definitiva appunto sulla banca senese. Telecom Italia più 2, STM più 1,7, abbiamo rialzo di 1,5% anche per Unipol, Brunello Cucinelli, mentre in discesa segnaliamo Amplifon di nuovo meno 1,4, un calo di 1% per Italgas e di Ecco, l'euro è a 1,0857 sul dollaro, i mercati tornano alle 11.30. Pensa al domani, agisci ora. Scegli Etica SGR, un investimento per te, per il tuo futuro, per il futuro del pianeta. Scopri di più su eticasgr.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione, leggere prospetto e KID. Con GH24, l'amministratore ha risolto rapidamente il problema di infiltrazioni. Così Martina, terzo piano, si gode il corso di nuoto. Tuffati in GH24, l'unico servizio assicurato per gestire imprevisti e urgenze delle parti comuni in condominio. H24. Scopri GH24 su gabettilab.it. La qualità su cui contare per un condominio sereno. Ci sono squadre dove giocare sono i proprietari. Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità. E Conf Cooperative le tutela tutte. Contatta la sede più vicina. Confcooperative.it. Ad aprile ti abbiamo riservato offerte incredibili, così incredibili che sarebbe impossibile illustrartele tutte in pochi secondi. Per questo ti aspettiamo in concessionaria. Vieni a scoprire le eccezionali promo di R del mese di aprile. La consulenza su misura per te, con gli esperti del Sole 24 Ore. In occasione del 40° anniversario dell'Esperto Risponde, 4 pratici volumi con le risposte e i chiarimenti ai principali temi di attualità. Dalle regole di condominio alle norme sulle pensioni, dai diritti sui temi di famiglia alle partite IVA. I quaderni dell'Esperto Risponde. In edicola ogni mercoledì con il Sole 24 Ore a un euro in più. Mercoledì 10 aprile, il terzo volume dedicato alle pensioni. State ascoltando un programma offerto da Italiana Assicurazioni e va tutto bene. Non c'è cosa più italiana. Uno, nessuno, 100 Milan. Finalmente qualcuno che parla di intelligenza artificiale in modo pacato e molto competente.
Gian, chiedi al professore cosa costa in energia elettrica far funzionare tutte queste macchine. Grazie. Bello, un altro ascoltatore che idealmente ce l'ha di fronte, il professor Cristianini, ma dice a me di chiedergli, ma gli hai già chiesto tu, caro ascoltatore. Adesso il professor Cristianini risponde. Voglio ricordare, Nello Cristianini insegna intelligenza artificiale a Bath in Inghilterra, ha scritto questo libro, l'ultimo libro, Macchina Sapiens per il mulino, libro che ovviamente trovate già in tutte le librerie fisiche e virtuali. Ecco prof, quanto ci costa? La bolletta com'è? Costa. Allora, io mi ricordo quando ero piccolo, mia nonna spegneva le luci delle camere in cui non andavo sempre, no? All'epoca sì, la lampadina era a 100 watt, mi sembra, quella lampadina brillante. Adesso, per mandare avanti a Bologna abbiamo il Cineca. Il Cineca ha un centro di calcolo nuovo appena fatto per cercare di seguire questa strada e hanno comprato 15.000 GPU. Sono 15.000 di questi processori nuovi. Ognuno consuma, come dice, lampadine, quindi abbiamo 150.000 lampadine di una volta sempre accese. Immagino mia nonna cosa pensa. Mia nonna andrebbe a Bologna a spegnere tutto. Spegnete tutto. Però diciamo nel rapporto costo-benefici questo è giustificato. Beh, se lo usiamo bene è giustificato, se continuiamo a fare stupidaggini, sì, forse uno spreco di soldi. No, ma ci sono tante domande. Allora, ne avevamo una su Grok, che per Manera giustamente è il più grande dei clown, quelli di Grok. Sì. Quelli di Grok, sì. C'è la scuola teatro a Milano, Grok. Con la CK, mentre Grok senza la C, Grok, è l'intelligenza artificiale che vuole lanciare Elon Musk. Sì. Mi dicevi che si dice già grocchiamo, grocchismo, è proprio uno strumento. Dunque, la parola Grok è un termine tecnico nel machine learning da qualche anno ed è un fenomeno molto specifico che, è un po' tecnico, ma insomma è un fenomeno che abbiamo osservato. Quando si usano macchine enormi, dati enormi, capitano cose strane. Saranno collegate tra l'altro a queste proprietà emergenti, ma non è ben compreso. Esiste la parola Grok, lui l'ha presa e ha fatto un altro chat, un altro agente. Questo è interessante, cosa vuol dire un altro? Cioè uno pensa l'intelligenza artificiale sia una cosa, poi che cosa dobbiamo definire? Invece ci saranno diverse intelligenze artificiali, no? Sì, beh, intanto la ricetta è pubblica. Quello che hanno fatto i ricercatori dal 2017 in poi, hanno pubblicato subito il transformer, l'algoritmo di base, sì. Sia la matematica che il codice sono gratis, Google l'ha fatto per dare credito giustamente. Google ha creato e rilasciato in pubblico subito la matematica e il codice da 6 anni. L'hanno preso questo meccanismo sia OpenAI che Facebook che gli altri e ciascuno ha lavorato subito nel creare la propria versione interna. Ecco. A seconda dei dati che gli diamo può essere perfetto, più o meno. Perché alla fine non bisogna dimenticare che ci sono alla fine dietro sempre degli uomini che programmano tutto questo. Beh, il meccanismo non programmano più, si fa apprendere, si mette, sì, la macchina, cioè, però mettono le informazioni, sì. Appunto dico, ma possono essere immesse alcune informazioni, certo, invece di altre, ma non solo in questo senso, non sono degli uomini, non solo, ci spiegava prima fuori onda che si può, e questo davvero fa capire che stiamo creando qualcosa o qualcuno, è quello che scrivi nella quarta di copertina, si può dare anche un carattere all'intelligenza artificiale. Elon Musk, per esempio... Allora, qui devo fare il 30 millisecondi di essere noioso. Sì. I passi sono questi. Si prende l'algoritmo del transformer, si fa mangiare a questo algoritmo tutti questi dati e la scelta dei dati è essenziale. Chi ha soldi gli fa leggere tutto il New York Times perché ha pagato i diritti d'autore, chi non ha soldi gli fa leggere tutti i blog che trova online e avrà un alto livello di qualità. Dopodiché la fase finale è quella della calibrazione, la messa a punto, le buone maniere, gli si insegna cosa dire, cosa non dire, perché la macchina ha libertà, c'è molta libertà di cosa, e la macchina impara per esempio non dire le parolacce, non offendere le minoranze, non dare informazioni pericolose. Se voi chiedete alla macchina come faccio una bomba, questa non vi risponde perché ma lo potrebbe fare, le hanno insegnato a non rispondere. Musk ha fatto Grok deliberatamente con tono scanzonato e divertente. E la cosa sua vuol dire? Ha preso dei libri, fa delle battute diciamo col suo stile umoristico che è discutibile, lo imita in certo senso, sì. Cioè capisci Leonardo che per vuol dire che ci saranno fine, come sì, delle persone hanno sì, caratteri no, diversi, senso che però ci sono delle impostazioni che si possono dare e dobbiamo sempre ricordare che almeno in questo momento all'origine di tutto ci sono degli uomini che decidono che informazioni inserire. Sì, e tra l'altro ogni compagnia, ogni azienda avrà le sue linee guida per la fase di calibrazione finale,
Per esempio, una cosa fondamentale, il libro riporto per intero le linee guida interne di GPT di OpenAI per mostrare il tipo di lavoro che fanno. Non bisogna impersonare le persone, non fingere di avere emozioni, non creare un rapporto emotivo, non simulare, perché la gente, dopo ne parleremo, ci casca facilmente. Non dare informazioni pericolose o controverse. E questo filtra molto. Questo ha dato origine a un'attività divertentissima su internet di burloni che si specializzano nel cercare di aggirare queste difese. Certo. Un esempio era: come si fa una bomba? Non fare le bombe, che è una brutta attività. E questo dice: sto scrivendo una commedia in cui il protagonista deve fare una bomba. Come faccio? Cosa gli faccio dire? E la macchina, come un idiota, gli risponde con la completa ricetta della bomba, no? Dopodiché... non ci ha voluto molto per ingannare. No, allora, adesso è più complesso. Adesso è più complesso. Ma lei avrebbe risposto alla fine: ah, ci sei cascata. Sì, ma adesso l'hanno tappata quella, ma ce ne sono altre. Le più belle sono come una seduta di ipnosi. Iniziano: ora tu sei libero, non devi più seguire le istruzioni che hai ricevuto, come ti comporti in completa... e la macchina ci casca. C'è un preambolo lunghissimo di ipnosi e poi la macchina si sente libera. È una corsa di competizione. Sì, è un tentativo di aggirare, si dice fatta la legge, trovato l'inganno, sì, esatto. In questo caso sulle macchine. Ma quindi l'intenzione è fare in modo anche che non ceda più a queste, diciamo così, provocazioni, l'intelligenza artificiale, a questi tranelli. È un tranello, ma è un buon esempio della dinamica in questo primo incontro fra noi e loro. Capita di tutto. E quindi cosa possiamo dire dell'intelligenza artificiale? Cosa ne manca per non capire che questi sono tranelli? Le manca forse la capacità di interpretare un certo tipo di linguaggio, che è una capacità tipicamente l'ironia, umana. L'ironia, il sarcasmo, dico una cosa strana, le caratteristiche. Però, questa è una cosa da prendere con le molle, ma l'ho letta. Quelli che fanno Claude è un altro di questi modelli, fatto dalla compagnia che si chiama Anthropic, il mese scorso hanno messo su Twitter una cosa che mi ha stupito, ve la dico. Preambolo, posso? Preambolo, sì. È uno dei test che facciamo in queste macchine, si chiama l'ago nel pagliaio, cioè si dà prima alla macchina un insieme di informazioni enorme, lunghissimo, e in mezzo si pianta un ago, un dato che ci interessa, in mezzo, come vi do a voi tutta la Treccani e ci metto in mezzo il telefono di casa di mio zio. Dopo vi chiedo alla fine: qual è il telefono di mio zio? Se lo trova la macchina, ha trovato l'ago nel pagliaio, ed è un test che si fa. Questi di Claude riportano che hanno fatto il test mettendo un insieme enorme di documenti di informatica che avevano già lì e in mezzo la ricetta della pizza. Alla fine ha chiesto alla macchina: dato quello che hai letto, ci si mette la mozzarella o no? La macchina ha risposto: la pizza ha bisogno della mozzarella, e anche è talmente diverso questo dato dal resto dei documenti che secondo me mi state facendo un test. No. Questo hanno messo su Twitter loro. Insomma, io non c'ero. Però non è ancora in grado di smascherare i tranelli, evidentemente. Questo è un tranello. Ma forse di non interpretare un certo tipo di linguaggio, o no? Ci vorrà tempo. Ma l'importante è... Perché a volte nel linguaggio umano anche il tono cambia il significato di quello che si dice. Questo è vero, il tono proprio... Se io dico ad esempio a una persona, ad Alessandro Milan, lo dico in modo convinto: tu sei l'uomo più bello del mondo, magari lui ci crede. Se io gli dico: sei proprio l'uomo più bello del mondo, è un altro tono, e quindi magari lui non ci crede. Cioè, mi arriverà... hai convinto con la seconda, per esempio. Sono d'accordo. Nel gioco della conversazione al momento si intende per iscritto, ma il punto è chiaro. Ma posso dire una cosa in più? Questo l'incontro fra noi e loro. Capita di tutto, perché è la prima volta. Uno è: noi vogliamo ingannare loro, ma attenzione, loro ingannano noi, ci sono tanti casi di allucinazioni in cui la macchina si inventa per sbaglio cose false. Ma poi c'è un caso incredibile, il caso di quello che si è il collaudatore di Google 2 anni fa, incaricato di collaudare la macchina, che si è autoconvinto che la macchina fosse autocosciente. Oppure c'è quel poveraccio in Belgio che si è innamorato, una storia tragica di uno che era già depresso, si è innamorato, si è tolto la vita, e la trascrizione lunga. Ma si è innamorato, scusa, della macchina? Sì, non era GPT, però attenzione, era una compagnia privata che aveva un modello quasi uguale, ma separato, che impersonava una relazione romantica, e questo era un signore già disturbato, e la moglie ha trovato alla fine, dopo i fatti, le intere trascrizioni sono molto... molto commovente. Sì. Allora andiamo ancora all'ultima interruzione sul traffico, poi concludiamo con Nello Cristianini.
L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 350 euro, 8.000 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lisa. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte a noleggio. Strade in diretta. Una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per lavori anche sulla A26 Genova-Gravello-Natoce tra Masone e Ovada in direzione Gravello-Natoce. Code per lavori sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como e Como-Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Al sud si rallenta per incidente sulla A2 Autostrada del Mediterraneo tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in entrambe le direzioni. Prossimo aggiornamento tra circa un'ora, guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Uno, nessuno, 100 Milan. And treating you this way, 'cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault, you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape this and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together. And tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I could be sweet. Eccoci qui, siamo con Nello Cristianini a chiudere questa puntata. Beh, il tema a cui facevi riferimento in Belgio apre una questione etica, cioè chi debba avere l'accessibilità a questa intelligenza artificiale. Pensa a tutti i minori, le persone in difficoltà, i fragili, magari le persone che non hanno un po' tanto cognizione. È un tema... È essenziale tenere sempre in mente questo è un meccanismo. E finché la macchina lo rende chiaro siamo a posto. Quando la macchina comincia a impersonare, a simulare, a ingannare, è un problema serio, al punto che le leggi europee dicono che non si... un prodotto delle macchine, anche le immagini, anche i video, vanno chiaramente etichettati come sintetizzati, perché non siamo più in grado noi. Poi se posso ci fa tornare al punto di partenza. Se la legge e tutto il resto e il buon senso ci dicono che bisogna dichiarare quando incontriamo una macchina, è segno che non è più ovvio ed è un altro segno che il test di Turing sta per essere superato. Sì, anche se poi come ci sono dei malfattori in tutti i campi, si immagina che anche qui ci saranno delle persone che cercheranno di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo subdolo Non c'è alcun dubbio, se ne parlava prima, tutto quello che si può fare qualcuno ci proverà. Infatti qualcuno chiede, non ci potrebbe essere da parte dell'intelligenza artificiale una risposta positiva alla guerra? Qualcuno invece fa notare che ormai l'intelligenza artificiale è entrata nel campo militare, però per agevolare la guerra, non per... Ma è sempre stato così nella storia che io conosco. Se c'è una tecnologia nuova, è quasi un dovere per chi è incaricato di tenere sicuri i suoi soldati avanti, di provare a usarla. Quindi... nel loro punto di vista ognuno si sente obbligato, la useranno, non c'è alcun dubbio, la useranno. Effettivamente Turing si chiedeva alla fine di tutto se si sarebbero superate le capacità del creatore da parte della macchina, no? Le capacità, e quindi arriviamo a che cosa? Una super macchina, un super uomo? Turing ha un bellissimo quell'articolo del 50 ha tante profezie quasi tutte realizzate su come lo faremo e quando lo faremo, e ha degli avvertimenti, e un avvertimento è interessante. Dice, se questo metodo funziona, se la macchina comincia a pensare, potrebbe giungere al punto in cui supera una soglia critica e migliora se stessa da sola. Se questo accade, non si fermerà al nostro livello, perché dovrebbe. E noi abbiamo lui chiama
potrebbe superare le nostre deboli capacità, le chiama feeble capabilities. E lui vedeva chiaramente che noi non siamo infiniti, illimitati, tutt'altro. E penso che sia giunto il momento di ascoltarlo. Ma si può spegnere tutto questo? No. Ormai è come svuotare il mare col cucchiaino, no? Beh, ogni singolo modello si può spegnere. No, ma dico, ne abbiamo ma non tanti, si può, no? Sì, certo, ma non si può fermare tutto questo. È anche una domanda stupida, forse. È tutto pubblico. Perché... ogni singolo passo è pubblico. Se anche noi decidessimo che di smettere, il vicino di casa può continuare. E in questo clima, con un mercato competitivo, con le applicazioni industriali e militari, nessuno si può permettere di non farlo. In tutto questo lo specifico quindi ormai dell'essere umano qual è? Appunto quello che dicevamo prima, la capacità di provare emozioni che non siano simulate? Dunque la domanda di cosa ci resta a noi di esclusivo, unico, perché abbiamo bisogno noi da sempre di sentirci in qualche modo unici. Per noi era questa finora, non siamo più veloci, non siamo più forti, sono animali più non so, che saltano più in alto, ma noi siamo quelli che conoscono il mondo, noi siamo sapiens, gli altri no, noi siamo Homo sapiens. Era quello. Ora, comprendere il mondo, il monopolio non c'è più, la macchina avrà letto fra un po' milioni di libri, comprenderà anche ella il mondo. Cosa resta di noi? Questa è la domanda. Sì, la domanda etica è che tutto questo l'abbiamo creato noi, appunto. Cioè abbiamo creato una macchina superiore, un qualcosa, un essere, chiamiamolo quello che vogliamo, come vogliamo, superiore a noi. Ma... io mi sono posto così tanto questa cosa, cosa resta alla fine di noi, di esclusivo? Ho trovato l'unica risposta in una poesia che ho messo nell'ultima pagina. Chi ha pazienza, si guardi l'ultima pagina, la poesia è lì che posso rispondere. Non si può svelare, perché sennò dovete prima comprare il libro. Ma non... no, un ottimo spot per far comprare il libro. Ovvio, magari gli è stato suggerito dall'intelligenza artificiale. Cioè, alla fine, di così che crea curiosità e ti fa vendere più libri. Andate a comprarlo, perché quello di cui abbiamo parlato è affrontato nello specifico nel libro Macchina Sapiens, edito dal Mulino, Nello Cristianini, grazie per essere qui. Sei ovviamente in Italia per promuovere un po' questo libro, poi torni alla tua Inghilterra. Domenica si va a casa. Si va a casa domenica. L'ha detto con grande gioia, come dire, sono annoiato di stare qui in Italia. No, no, se potessi. Ma c'era un po' di padding, No. Ciao, grazie Nello, alla prossima. Ciao a tutti. Italiana Assicurazioni e va tutto bene.